Oh, benvenuti a questa nuova recensione dello Xiaomi Mi 9 Lite, un dispositivo che sto provando nelle ultime 2-3 settimane. Mi è arrivato poco prima di Natale e che l'ho comprato proprio per provare due caratteristiche tecniche che mi interessavano. Prima di tutta la fotocamera frontale, che sembrava davvero di qualità, è qui. Sotto la scritta Xiaomi c'è un bellissimo LED di notifica che fa davvero la differenza con tutta la massa di dispositivi che c'è ad oggi sul mercato. Però prima di continuare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento se volete aggiungere altro, farmi qualche domanda e lasciate un like se il video vi piace. Quindi continuiamo subito con la recensione. Il Mi 9 Lite, la parte frontale ormai sì, è simile a tutti gli altri dispositivi, c'è il solito notch a goccia con una fotocamera da ben 32 megapixel, vediamo dopo come scatta le foto. La cornice è abbastanza sottile e il display ovviamente è un OLED. Da questa parte abbiamo il bilanciere del volume con tasto di accensione, in basso abbiamo la Type-C con un solo altoparlante, da questa parte il carrellino per la SIM e in alto abbiamo i jack per le cuffie con qualche altro sensore. La parte posteriore la vedete, tre fotocamere posteriori che sono leggermente sporgenti, ma poi vedete questa scocca che fa queste piccole animazioni che sono davvero molto molto belle, molto particolari, delle texture colorate che fanno davvero la differenza perché sono molto carine. E poi ve l'ho detto, il LED di notifica che si trova sotto la scritta Xiaomi, utile perché se siete per esempio da qualche parte in cui non potete far sentire la vibrazione o i suoni, basta appoggiare il dispositivo sul tavolo e quando vi arriva una notifica si illumina la scritta qui dietro. Una gran bellissima idea, vorrei tanto che Xiaomi la implementasse forse di più anche sugli altri dispositivi. Allora, vedete già una delle cose che mi è piaciuta tanto sopra questo Xiaomi Mi 9 Lite ed è il display always on. Molto bello, questo è il mio preferito ed è stato il primo che ho settato. È molto carino perché il sole cambia a seconda della giornata, ovviamente quando è notte il sole scompare, ma poi proprio nel totale questo display always on è davvero molto bello. Molto più bello di quello che tra l'altro mette Samsung sopra i suoi dispositivi. Vedete già in basso c'è il sensore di impronte digitali integrato, molto veloce, ovviamente a crolla ottico. Si possono cambiare le animazioni di sblocco, che tra poco vi faccio vedere, e ovviamente si può sbloccare anche con il volto, anche se comunque lo sappiamo, è un sensore 2D, quindi meno sicuro rispetto alle impronte digitali. Il display è un OLED, non so se ve l'ho detto, è da 6,39 pollici, un gran bel display, soprattutto per quello che paghiamo. A bordo abbiamo la MIUI 11 basata ancora su Android 9, tra qualche mese potrebbe arrivare anche la MIUI 11 basata su Android 10. Andiamo subito a vedere gli Always On, tantissimi stili, devo dire che Xiaomi forse ha i display always on migliori di tutti gli altri perché sono davvero molto carini. Ce ne sono tantissimi per ogni gusto. Vi ho detto già, questo è il mio preferito, però ci sono anche tantissimi tipi di orologio. Possiamo mettere delle frasi, delle cose, delle citazioni, immagini, qualsiasi cosa che vi può piacere. Davvero un bel display always on. Ma adesso vi faccio vedere anche l'animazione proprio del sensore di impronte digitali. Sblocchiamo, andiamo un attimo nelle impostazioni di sicurezza e vedete che qui si possono cambiare le varie animazioni. Molto carine, c'è questa qua, luce stellare, il neon che è molto carino, se non erro questa è quella là di default. Poi quello che ho impostato io è il ritmo e poi c'è il pulsazione che anche è simpatico. Il mio preferito però rimane questo qua, il ritmo. Torniamo indietro, torniamo alla home perché comunque voglio farvi vedere un po' di più su questo display. Un display che ve l'ho detto è un OLED da 6,39 pollici, ha la risoluzione massima a 1080p. Vi faccio vedere un attimo un video a volo sopra Netflix per farvi vedere qualche film. Tra l'altro questo è anche un film molto simpatico, vale la pena di essere visto. Vi alzo il volume al massimo, così da farvi sentire anche il volume. Allora, il volume su Netflix e su YouTube devo dire che non è altissimo, mentre per esempio su TikTok, e dopo ve lo faccio sentire, il volume è molto più alto. Non so perché c'è questa differenza di audio, però non lo so. Vi faccio vedere un attimo il video in 4K per farvi vedere anche il mio solito video come si vede. Già è 1080p, ve l'ho detto che la risoluzione massima è 1080p.
comunque ci troviamo di fronte ad un bellissimo display. Mi è piaciuto davvero tanto. Guardate che qualità ha. E vi ricordo che però questo dispositivo costa meno della metà, ma molto meno della metà di un top di gamma con questo tipo di display. Quindi brava Xiaomi perché ha fatto davvero un ottimo lavoro in questo caso. Al suo interno abbiamo uno Snapdragon 710. Ok, non è il più nuovo dei processori, non è il più veloce dei processori, ma in questo caso funziona davvero che è la fine del mondo. Abbiamo 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Le applicazioni girano che sono fenomenali, sono super veloci, vedete che si caricano ad una velocità incredibile e poi non ci sono alcun tipo di lag. Passiamo da Instagram, possiamo andare su TikTok. Ok, vedete qualche caricamento in più, c'è qualche secondino in più di caricamento, forse era già aperto. Vediamo un po' di chiudere tutte le app. Vedete, il volume su Instagram è molto più alto. Non mi riesco neanche a sentire tanto che alto il volume. E il volume che tra l'altro è... Non so questa roba cosa sia, però... c'è... Ma cresce ad una velocità incredibile. Comunque il volume è mono. Non perdiamoci in chiacchiere. Vedete che comunque TikTok funziona molto bene. Tra l'altro mi potete anche trovare su TikTok come mobile blogger. Questi non so che stanno combinando. TikTok mi piace davvero tanto perché alle volte mi fanno, vedo questi video simpatici o alle volte anche delle stronzate. Come in questo caso, però non ho fatto vedere quando è caduto. Devo dire che ultimamente mi sto divertendo molto su TikTok. Adesso apriamo anche il solito gioco Gameloft di Asphalt 9, cioè Asphalt 9 di Gameloft. Non ho provato ancora Grid. L'ho comprato Grid, lo sto provando su Samsung in realtà, non so perché qui non l'ho ancora installato. Vedete che c'è qualche volta qualche problema con il sensore di luminosità. Alle volte se teniamo con il dito la parte di questo display, il sensore fa qualche capriccio, ci spegne un po' troppo il display. Cosa che mi era successa molto anche sul OnePlus 7T. Alle volte ci troviamo con il display con la luminosità al minimo. E la volta ovviamente non vediamo cosa sta succedendo. Attendiamo il secondo di caricamento, davvero molto veloci i caricamenti, ma soprattutto vedete che la qualità di questo Asphalt è al massimo, ci sono tutti i dettagli e la grafica è al massimo. Vi alzo anche un po' il volume per farvi risentire tutto. Allora, vedete che la grafica è decisamente al top. In questo caso sembra che non ci sono lag, no, c'è qualche piccolo lag, ma è davvero leggerissimo. Nelle parti forse un po' più dettagliate, dove ci si fanno più incidenti e cose varie, i lag ci sono molto di più, però comunque avete visto è assolutamente giocabile e poi soprattutto c'è la grafica al massimo che fa cioè è proprio qualcosa di grande, bellissimo, ottimo, ottimo gioco Asphalt. Volevo andare anche un attimo sopra il mio blog da qui per farvelo vedere, far vedere anche la velocità generale del browser e del dispositivo. Ecco, si è caricato, super veloce, non ci sono alcun tipo di problemi. La batteria è di 4030 mAh e con il mio utilizzo mi ha sorpreso. Sono arrivato sempre a sera con il 30-35% di ricarica residua, nel giorno di Natale addirittura con il 45-50% più o meno eravamo. Sì, l'ho utilizzato molto meno a Natale perché comunque non c'era niente da fare. Ottima batteria, questo è anche grazie al processore Snapdragon 710 che è molto... che non consuma tantissima energia, forse come tanti altri processori. Un ottimo processore. Io già lo sapevo che comunque risparmiasse un po' di energia, ma non mi aspettavo così tanto. Quindi, con un utilizzo medio, forse riuscite a coprire anche un giorno e mezzo, quasi 2 giorni. Allora, andiamo subito a vedere anche un po' la fotocamera. Fotocamera che forse non vi ho detto ancora, quella frontale è da 32 megapixel ed è in assoluto la migliore fotocamera per selfie che abbia mai provato. Ottima fotocamera. Posteriore abbiamo un sensore principale da 48 megapixel, un secondario da 8 megapixel grandangolare e poi abbiamo uno da 2 megapixel per la profondità di campo. Fotocamera che
Allora, se, mettete il soggetto troppo vicino, non c'è una modalità macro dedicata. Però se noi mettiamo il soggetto leggermente più lontano, vedete che c'è l'intelligenza artificiale attivata, fa delle gran belle foto, molto dettagliate e molto nitide. Qui ovviamente possiamo utilizzare lo zoom, che è massimo 8x, uno zoom pessimo direi, però io lo perdono perché comunque qui ci troviamo sempre su una fascia di prezzo molto più bassa. Questa ovviamente è la grandangolare. Da questa parte possiamo trovare tutte le altre impostazioni, le varie modalità di scatto e c'è soprattutto la 48 megapixel HD. Allora, se riattiviamo intelligenza artificiale, riscendiamo a 12 megapixel. Questo perché la fotocamera di base utilizza il binning di 4 pixel in 1. Questo è per fare foto più nitide e più luminose in caso non ci sia tanta luce. In questo caso c'è tantissima luce, infatti vedete che lo scatto è anche molto più veloce. Però noi adesso andiamo a 48 megapixel, scattiamo la foto. Molto veloce perché ovviamente c'è tantissima luce. Se ci fosse stata meno luce, lo scatto sarebbe stato molto più lento. Infatti, vi suggerisco di stare qualche secondino in più fermo quando scattate con questa modalità. E la foto, beh, giudicate stesso voi. Gran bella foto. Guardate i dettagli, siete addirittura la polvere che c'è sopra all'orologio. Ottima fotografia. Ci sono ovviamente i filtri e quant'altro. Possiamo registrare un breve video, questo è utile per i social. Possiamo fare video normale che ho registrato proprio per fare la recensione dell'Umidigi Watch 3. Andate a vedere se non l'avete ancora vista. La modalità ritratto, bellissima. Vi faccio vedere un esempio dopo. Questi sono tutti i vari settaggi. Questo è per lo sfondo, gli effetti, bellezza. C'è una modalità notte dedicata, poi c'è ovviamente la panorama e la modalità pro. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito come scatta le foto. Vedete che sto facendo tantissimi altri test. Allora, iniziamo dal basso. Questa è una foto, ve l'ho detto, il telefono mi è arrivato prima di Natale, quindi ovviamente ci sono tantissimi scatti fatti proprio a Natale. Bella fotografia, modalità normale e in questo caso davvero non trovo nessun tipo di difetto. Anche questa è una foto scattata normale di notte, non a 48 megapixel, e infatti lo si può vedere scusate, c'è sempre un po' di tosse. Lo si può vedere dalla fontana che lo scatto è venuto abbastanza più velocemente. Se l'avrei fatta a 48 megapixel, l'acqua si vedeva completamente sfocata. Questo invece è sempre lo stesso scatto, però fatto con la modalità notte. Si vede che il cielo è leggermente più chiaro, anche il palazzo è leggermente più chiaro. Comunque, gran bella foto. Mi sono detto, perché non provare lo zoom di notte? Ho voluto fotografare la Grenfell Tower, purtroppo lo sappiamo, è stato un bruttissimo disastro. Io vivo abbastanza vicino alla Grenfell Tower e qui ci ho fatto una foto a 8x, foto che comunque, non lo so, a me non ha convinto più di tanto. Qui c'è un mercatino di Natale. Ottima foto, guardate le luci, non c'è nessuna sbavatura a livello di luci, tutto molto ben equilibrato. Ecco, questa invece è una foto ritratto che ho utilizzato per farla con la fotocamera frontale. Allora, prima di tutto, ottima foto, davvero bellissima. La fotocamera frontale ha fatto davvero degli ottimi scatti. Infatti, ho deciso di portarla con me in vacanza tra poco proprio per farmi dei selfie più belli rispetto magari con un Samsung Note che sapete lo sto utilizzando come telefono principale. Lo utilizzerò dopo anche questo qua. Allora, possiamo cambiare gli effetti, la sfocatura dello sfondo da niente al massimo a F1.0. Questo ovviamente si poteva farlo anche con iPhone e con tanti altri dispositivi, però questo comunque costa 230 sterline nel mio caso e poter modificare queste cose in post-produzione è davvero una bellissima cosa. Ritorniamo nelle impostazioni, possiamo cambiare le illuminazioni di studio in post-produzione. Questo non tutti i dispositivi lo fanno. Possiamo cambiare ovviamente le varie cose. Sì, ci metto qualche secondino in più per caricare, però cos'altro possiamo chiedergli? Possiamo cambiare la luce in tempo reale. Vedete che cambia completamente la luce che riflette sul mio volto. Possiamo cambiare tutti i filtri, tutte le luci e possiamo cambiare la luce con tutti gli effetti che ci sono a disposizione.
Davvero una bellissima impostazione ed è secondo me questa è una delle killer feature di questo dispositivo per chi piace modificare le foto in post-produzione, ma anche e soprattutto per chi piace fare i selfie. Andiamo avanti, questa l'ho scattata a 48 megapixel, mi trovavo nel centro commerciale, comunque una foto è venuta abbastanza bene. Questa l'ho fatta di notte. Ho fatto il solito punta e scatta. Vediamo che comunque le scritte sono venute molto più luminose, quindi non tutte si riescono a leggere perfettamente, soprattutto quello là in basso a destra di colore rosso. Ho scattato comunque qualche foto di giorno. Di giorno, vabbè, oramai quasi tutti i dispositivi fanno delle belle foto. Vedete, il pullman è venuto quel bello rosso acceso. C'è un taxi alle spalle, sempre con un bel colore blu. C'è un altro arancione. Comunque, delle belle colorazioni. Il cielo è venuto abbastanza bianco, però comunque il cielo inglese, devo dire la verità, è molto difficile da fotografare perché alle volte è davvero molto luminoso. Altra bella foto, comunque qua ho messo fuoco sopra al muretto e tutto lo sfondo è venuto bello sfocato. Questo è fatto con la fotografia normale. Il cielo, vedete, è blu, abbastanza difficile da fotografare. Anche in questo caso stavo fotografando un aereo che stava per atterrare. Comunque la foto è venuta abbastanza, cioè no, abbastanza, è venuta buona. Qui ovviamente era quasi notte, comunque condizioni di luci non proprio favorevoli. Qui mi trovavo in una stazione della metropolitana, il treno stava per arrivare, quindi era un po' più veloce e vedete che il treno è venuto abbastanza sfocato, comunque è una cosa normale delle fotocamere, però nel totale la foto è venuta molto buona. Qui invece ho utilizzato la grandangolare, si vedono delle piccole distorsioni, però comunque nel totale la foto è venuta buona sempre. Quindi, ritornando al dispositivo, devo dire che fa davvero delle gran belle foto. Mi ha sorpreso davvero tanto la fotocamera frontale. E cosa che mi ha sorpreso ancora di più è la durata della batteria. Allora, a chi suggerisco questo dispositivo? Praticamente a tutti, perché nel mio caso, con 230 sterline mi sono portato a casa uno dispositivo che fa delle gran belle fotografie. A disposizione una fotocamera da 48 megapixel, anche se a me questa fotocamera da 48 megapixel non è che mi convince al 100%, però comunque nel totale fa belle foto. Ma soprattutto la fotocamera frontale, secondo me è perfetta, la migliore che abbia mai provato. Vedete che non ci sono alcun tipo di lag, c'è qualche volta qualche baghettino che tipo fa lo screenshot dello sfondo e nonostante ci muoviamo nella home ci ritroviamo sempre lo sfondo con l'orario e il meteo dappertutto. Proprio basterà bloccare e risbloccare il dispositivo e quella specie di screenshot scompare. Vedete comunque lo sblocco super veloce e cos'altro dirvi? Secondo me niente più, un dispositivo che vale assolutamente la pena di comprare. In Italia costerà sui 230, no, sotto i 300 euro, mi sono confuso con i prezzi inglesi. Qui ve l'ho detto, sta sui 230 sterline. E vi lascio il link di Amazon in descrizione se per caso lo volete acquistare. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel commento se volete aggiungere altro e se volete chiedermi qualcosa. Iscrivetevi soprattutto al canale per supportarmi e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Per quanto riguarda noi ci vediamo al prossimo video, magari con un nuovo dispositivo che sto pensando già di acquistare. Quindi da Pasquale per mobileblogger.it è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!